In questo tutorial vedrete quello che succede quando ci si sveglia la mattina con tutti i buoni propositi per creare un meraviglioso smoothie da giorno e ci si rende conto che in realtà gli unici prodotti che abbiamo a disposizione sono una matita marrone o bronze e un avanzo di terra del dopoguerra. Se volete sapere cosa farò, seguitemi. Secondo i vostri consigli spero di essere riuscita a fare qualcosa di più decente a livello di inquadrature, mi auguro, perché io mi guardo e mi prendo un colpo, quindi spero che per voi la visione sia migliore. Ok, prendo la matita e la applico. Ma sta luce? Qui. Quindi prendo la matita e la applico sulla palpebra. Io consiglio sempre di applicarla sulla palpebra pulita, quindi evitando proprio correttori o fondotinta. E la stessa cosa faccio sotto. Dove guardo? Chi vuole può tranquillamente applicarla anche nella rima interna per dare maggiore intensità. Ok, l'effetto praticamente è questo, quindi un mezzo panda. Prendo l'unico pennello che ho a disposizione, che ho trovato, quindi potrebbe essere un qualsiasi pennellino da sfumatura, e faccio questo movimento, appunto, che ormai tutti conoscete, che è il tergicristallo. Quindi proprio lo tiro nella piega e faccio solo questo movimento. Per la parte inferiore, questa è una tecnica per non infilare il pennello completamente nell'occhio, vi consiglio di stringere con le dita, vedete, un pochino il pennello, in modo che da questa forma diventi più schiacciato. E senza ovviamente infilare le dita nell'occhio, faccio così. Quindi sfumo delicatamente avanti e indietro sotto la rima ciliare. Senza arrivare fino a qua, sennò fa proprio effetto occhiaia, cioè stamattina non ne avevamo bisogno effettivamente. Terra, e questo è quasi un reperto, ragazzi, nel senso che è una terra che è proprio usato e risato. Questo è un packaging molto vecchio, però è una terra che esiste ancora ora e si chiama Refine Golden. Ora, mascara. E questo è il make-up finito.